41 manciata di secondi. Buonasera, buonasera e bentornati a TGTG Telegiornali a Confronto. In questo venerdì 4 luglio, prima di tutto gli auguri agli amici che festeggiano la festa dell'indipendenza negli Stati Uniti, ai nostri amici americani. E allora, una persona che ha studiato anche, che ha lavorato, che è stato docente di economia anche negli Stati Uniti, il professor Mario Baldassarri è nostro ospite stasera. Buonasera. Buonasera. Andiamo... C'ho anche i nipotini a New York, fortunatamente allora... però hanno scampato l'uragano perché sono arrivati qui a Roma 3 giorni fa. E allora giochiamo in casa, naturalmente. Andiamo a vedere subito assieme a lui e assieme a voi i primi titoli del TG1 e del TG5, vediamoli insieme. Incontro Renzi Berlusconi, tiene il patto sulle riforme, tempi brevi sull'Italicum, il leader di Forza Italia riunisce i suoi. Lunedì si vedono PD e 5 Stelle, Grillo mette i suoi paletti sulla legge elettorale, l'Italicum è anticostituzionale. Il presidente Napolitano riceve la Commissione europea uscente, servono risanamento e crescita, intervista di Massimo D'Alema al TG1. Di colloquio tra Renzi e Berlusconi, il patto tiene e sulle riforme si va avanti. Lunedì il Premier vedrà il Movimento 5 Stelle. Grillo attacca, no all'Italicum, è incostituzionale. Tassi bassi per un lungo periodo per il Presidente della Banca Centrale Europea, è questa la cura che dovrebbe aiutare a far ripartire i consumi. Pronti 1.000 miliardi per i prestiti a famiglie e imprese, Napolitano all'Europa. L'Italia ha fatto molto nell'aggiustamento dei conti. Ucciso in casa a Roma Silvio Fanella, i domiciliari dopo una condanna. 9 anni per la maxi truffa Fastweb Telecom Italia Sparkle. Ferito e fermato uno dei killer. E allora abbiamo visto qualche titolo, in realtà quello di cui vogliamo parlare oggi, Italia-Germania ad esempio, nessuna polemica, questo è il titolo del TG5, lo facciamo vedere anche ai nostri telespettatori, ma più o meno era lo stesso anche per il TG1. Come sono poi alla fine le relazioni economiche tra Italia e Germania? Ma intanto io avrei preferito avere un'Italia-Germania ai campionati del mondo, perché di solito li battiamo. Ma secondo me è sbagliato porre proprio il problema del confronto Italia-Germania. Non c'è un confronto fra Italia e Germania, c'è un confronto in Europa su cosa deve fare l'Europa per uscire dalla crisi, riflettere sui trattati, sui parametri, col falso problema, che io ritengo falso, della flessibilità, perché se i parametri e i trattati hanno elementi di stupidità, come è stato detto anche da fonti autorevoli negli anni passati, si possono correggere, è sbagliato dire i trattati sono intoccabili, però c'è un po' di flessibilità. E la flessibilità è un falso problema, anche perché la flessibilità è già inclusa nel fiscal compact, è già inclusa nel patto di stabilità, tant'è che, ha fatto bene il Presidente Renzi a ricordarlo, il primo paese che ha sfondato il parametro del 3% è la Germania nel 2003 e nel 2004. La Germania può dire: noi abbiamo sfondato in quel momento il parametro del deficit, però abbiamo fatto le riforme strutturali che ci hanno messo in condizioni oggi di avere una posizione molto più solida, molto più forte, sia in termini di crescita che in termini di occupazione. Noi potremmo dire la stessa cosa oggi e dire: noi stiamo facendo le riforme strutturali e quindi un eventuale allungamento dei tempi, eccetera, potrebbe essere accettabile. Ma non è questo il tema. L'Europa deve decidere per l'Europa cosa vuol fare da grande. Poi si apre il capitolo, l'Italia che deve fare le riforme strutturali e dobbiamo fare comunque noi al nostro interno. Certo, e non ovviamente è che ce lo deve dire l'Europa. E questo credo che sia chiaro. Quindi lo snodo sarà a settembre, la nuova legge finanziaria per 3 anni che il governo Renzi dovrà presentare in Parlamento. Ci torneremo anche su questo. Nel frattempo c'erano due titoli, proprio i secondi due titoli, TG1 e TG5. Il TG1 innanzitutto: riparte la spesa delle famiglie, salvo poi scoprire dal TG5 ma i conti tornano? Questa era la domanda. Ma è molto semplice rispondere, cioè il dato dice che riparte la spesa delle famiglie, però purtroppo riparte dalla riduzione della spesa delle famiglie che abbiamo avuto negli ultimi anni. Quindi il problema è che i conti delle famiglie non tornano finché non usciamo dal pozzo della crisi.
Noi abbiamo perso 10% di reddito dal 2007 ad oggi, abbiamo 2 milioni di disoccupati in più e se le prospettive di crescita stanno in modo asfittico attorno all'1% all'anno, noi per recuperare i livelli di reddito e occupazione del 2007 dovremmo aspettare il 2022-2023. Ecco perché è necessario almeno andare oltre il 2% di crescita in modo che i tempi del recupero siano accorciati di 4-5 anni. I due titoli non sono in contraddizione, nel senso che dicono due verità, ma bisogna metterli insieme per capire a che punto siamo. Siamo in fondo al pozzo, stiamo risalendo la parete del pozzo, ma il tema per tutti noi è quando è che usciamo a rivedere le stelle, come disse il noto italiano poeta piuttosto famoso. Andiamo a vedere, professore, qualche altro titolo, vediamo qualche altro primo titolo, vediamolo insieme. Un morto e un ferito nella sparatoria di Roma in un palazzo elegante alla Camilluccia. La vittima, Silvio Fanella, 41 anni, era coinvolto nella maxi truffa Fastweb. Per gli inquirenti era il tesoriere della banda. Prima di morire ha sparato colpendo uno dei tre sicari, ora piantonato in ospedale. Gli altri sono in fuga. Due ore di faccia a faccia a Palazzo Chigi. Il patto fra Renzi e Berlusconi tiene. Tempi più brevi per le riforme e Italicum entro l'estate sono i temi dell'incontro che si è svolto in un clima cordiale. Nel pomeriggio riunione dei gruppi parlamentari di Forza Italia a Montecitorio. Trovate tracce nelle vetture di Massimo Bossetti. I RIS hanno passato a setaccio l'auto e il furgone del manovale accusato di aver ucciso Iara e hanno individuato delle macchie sospette. Elementi definiti interessanti dagli investigatori. Sotto esame anche le intercettazioni telefoniche. I nostri telespettatori ci scuseranno, c'è stato qualche piccolo disguido evidentemente, abbiamo visto dei titoli di ieri. Pensavamo appunto di proporvi il TG della 7 e Studio Aperto. Il TG della 7, allora andiamo a vedere il primo titolo. Renzi, l'Unione Europea e dei cittadini, non dei banchieri. È un'affermazione corretta? Assolutamente sì, corretta per due motivi. Il primo motivo è quello che ha detto anche Renzi, nel senso che l'interlocutore del primo ministro italiano è il Parlamento europeo nel momento in cui l'Italia guida il semestre europeo e semmai in termini bilaterali è il cancelliere tedesco, non il governatore della Bundesbank. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è più nel merito invece, non solo di forma, certo, ma più di sostanza. Perché? Perché proprio andando a leggere attentamente i patti e i trattati europei si parla di necessità di aggiustamento da parte di chi devia da un percorso. Ora, tutti sanno che questi paesi sono quelli che hanno il deficit eccessivo, ma non è finita lì la storia. Devia anche il paese che ha un avanzo eccessivo e il paese che in questo momento crea maggiori turbolenze nell'economia mondiale, ma soprattutto nell'economia europea e dell'area euro, si chiama Germania perché ha un avanzo di partite correnti del 7% del loro PIL e dovrebbero correggerlo. Allora le correzioni dovrebbero essere simmetriche, non asimmetriche, con una differenza di fondo, che il paese, come potrebbe essere l'Italia, la Spagna, che deve correggere riducendo il deficit pubblico, deve chiedere sacrifici ai propri cittadini, ma il paese che deve correggere riducendo il suo avanzo deve offrire ai suoi cittadini una miglior tenore di vita, cioè i tedeschi devono e possono consumare di più. Nel fare questo il riequilibrio è simmetrico, noi stringiamo un pochino, loro allentano, loro vivono un po' meglio, noi facciamo un po' di sacrifici per stare meglio dopo e questo è l'integrazione europea. Non è un tema che serve all'Italia, alla Germania, alla Francia, serve al futuro del continente europeo e dell'area euro. Professore, proprio in un attimo, un altro dei titoli del TG della 7 era il rischio di una manovra d'autunno, c'è davvero? Ecco, questo è un altro falso problema, l'Italia ha bisogno di manovre strutturali, dobbiamo smetterla, come abbiamo fatto purtroppo negli ultimi anni, a correre dietro a quel buchetto di deficit in più che appare nei conti, perché? Perché quello che abbiamo fatto in Italia e molto anche in altri paesi europei, per perseguire questo fantomatico azzeramento del deficit, non siamo entrati nel merito del come deve essere perseguito. Certo. E quindi come è stato perseguito? Lasciando correre la spesa corrente con tutti gli sprechi, le ruberie e le malversazioni che ha dentro,
e lo sappiamo. Ogni tanto appaiono le punte di iceberg, sì, gli scandali del Mose, quello dell'Expo, ma in realtà sappiamo che ogni anno ci sono 30-40 miliardi di euro dentro la spesa corrente che sono di questo tipo. Per correre dietro a questa spesa corrente abbiamo aumentato le tasse e guardi, l'unica voce tagliata sul serio nel bilancio pubblico italiano sono gli investimenti infrastrutturali. Allora è evidente che se aumenta la spesa corrente, aumentano le tasse, si riducono gli investimenti, è evidente che la crescita va a zero o sotto zero. Allora ogni 10 mesi, siccome la crescita è più bassa, emerge un deficit un pochino più alto e si chiede la manovra correttiva. È pura follia. Nel senso che l'Italia non ha bisogno di manovre di aggiustamento per correre dietro a quell'obiettivo, ha bisogno di riforme strutturali vere. Per esempio, spostare 30-40 miliardi di quella spesa, che sono ruberie, malversazioni e sprechi, in minore tasse alle famiglie, alle imprese, più investimenti, più istruzione. Allora quella è una manovra strutturale. Non e su questo sicuramente siamo tutti d'accordo, le nostre famiglie sicuramente però sono però non l'abbiamo d'accordo. Fatto negli ultimi non anni indipendentemente fatto dai governi, certo. Centrodestra, centrosinistra hanno fatto tutti, aumento di spesa corrente, aumento di tasse e taglio di investimenti. E poi ci meravigliamo che la crescita è zero e la disoccupazione è a record. Professore, vediamo qualche altro titolo di questa giornata dell'informazione, vediamo. Non ci sarebbero peli o capelli di Massimo Bossetti sul corpo della piccola Yara. Le prime indiscrezioni sulla perizia all'Università di Pavia danno ragione al muratore accusato del delitto, ma per i periti della famiglia è prematuro parlare di risultati delle analisi. Polemiche per l'uso di manganelli su una spiaggia in Versilia. Un video amatoriale mostra alcuni militari mentre lo imbracciano per convincere ambulanti a togliere la propria merce dalla battigia. L'iniziativa ha avuto il plauso dei gestori degli stabilimenti balneari, ma non quello dei bagnanti. Rosaria è tornata in passerella, incurante della lunga cicatrice sulla pancia causata dall'intervento per l'asportazione della milza, spappolata dalle botte del suo ex fidanzato. Lei lo aveva anche perdonato, ma dopo una serie di minacce l'aggressore è stato definitivamente arrestato. A Gerusalemme Est migliaia di palestinesi ai funerali del ragazzo ucciso all'alba di mercoledì, scontri dopo la cerimonia, il nostro reportage. Il giorno dopo l'assoluzione degli agenti sul caso Ferrulli parla al TG3 la figlia Domenica, è stata un'altra manganellata, la legge non è uguale per tutti. È morto a 63 anni Giorgio Faletti, attore, cantante e scrittore, gli ultimi saluti al suo pubblico in tournée qualche mese fa, interrotta a causa di un tumore. E allora abbiamo visto qualche altro titolo, qualche altra storia, qualche altra vicenda di questa giornata. In particolare ci colpiva il TG3 che tornava sul funerale del giovane palestinese. La tensione in Medio Oriente ormai sappiamo insomma, che si taglia con il coltello. Quello che sta accadendo ha inevitabilmente anche delle ripercussioni sui nostri paesi. Assolutamente sì, è fuori porta dal nostro punto di vista, perché Palestina e Israele stanno qui, siamo nella sponda sud del Mediterraneo, che è casa nostra, mare nostrum come si dice. Sì. Però bisogna notare una cosa, che ogni volta che persone più ragionevoli e di buonsenso delle parti in qualche modo danno segnali, non di avvicinamento ma almeno di dialogo, e credo che il segnale più forte l'abbia dato Papa Francesco, due domeniche fa, no? Con l'invito a pregare insieme, il ruolo del Papa non è quello di far politica, ma a pregare insieme sia Abu Mazen che Simon Peres. Ecco, ogni volta che le parti ragionevoli si avvicinano, le parti radicali, ideologizzate, creano il pasticcio. Perché? Da una parte Hamas, come è probabile, ha rapito i 3 ragazzi israeliani e poi li ha uccisi. Dall'altra parte qualcuno poi reagisce con la legge del dente per dente e ammazza il ragazzo palestinese. Allora bisogna avere chiara la strada, cioè occorre che il processo di pace vada avanti in modo accelerato, in modo tale che la spirale della violenza. I ragionevoli delle due parti arrivino ad un accordo accettabile, serio, garantito sul piano internazionale, per non dare spazio
a quelli che comunque stanno sempre nel torbido. Se parla, io sono stato varie volte giù, e se parla con i palestinesi popolo e gli israeliani popolo, la pensano quasi tutti allo stesso modo. Esatto. È ora di finirla, di fare la guerra, perché veramente da una parte e dall'altra non ne possono più. Mentre andavamo in onda anche il TG2 è iniziato, vediamo subito i titoli insieme. Renzi c'è sintonia con la Merkel, la Bundesbank non entri nella politica, le riforme le faremo. Per i premier primo incontro ufficiale del semestre italiano con Barroso. Berlusconi, sosteniamo le riforme su economia e giustizia, siamo opposizione. Nuovo centrodestra no ai talcum senza preferenze, i 5 Stelle, accordo del Nazareno non reggerà. Nuovo allarme terrorismo lanciato dagli USA, rafforzata la sicurezza negli aeroporti. Nostro approfondimento sulla nuova Jihad che recluta ragazzi anche dall'Occidente. Addio a Giorgio Faletti, attore, musicista, scrittore, personaggio eclettico della cultura italiana. È morto a 63 anni dopo una lunga malattia. Martedì i funerali. E allora abbiamo visto alcuni dei nostri titoli, abbiamo visto i titoli del TG2, si parlava di Renzi, due titoli erano i primi, erano titoli politici, comunque restavano i temi economici forti e anche comunque delle reazioni del mondo della politica. Poi c'era un allarme terrorismo e infine si chiudeva con quella che è stata la notizia d'apertura questa mattina, la morte di Giorgio Faletti, un artista sicuramente eclettico, un artista capace, intelligente. Ha avuto modo in qualche modo di conoscerlo? Non personalmente, come tutti noi l'abbiamo conosciuto in quello che lui ha fatto. È la cosa appunto che tutti notano, ma non adesso, il poverino che è andato, ma anche durante la sua carriera, e cioè che era artista in vari campi, nel senso che comunque il filo conduttore era quello dell'arte. Per cui scriveva canzoni, andava a Sanremo, dipingeva quadri, faceva cinema e così via, quindi aveva questa eclettica. Ci siamo accorti di tutto questo, non solo durante la sua carriera, ma a maggior ragione appena arrivata la notizia che a causa di una brutta malattia, abbastanza giovane, è andata alla casa del padre, come si usa dire. Perché? Perché probabilmente, essendo piemontese e dentro il Piemonte era di Asti, in tutto questo suo sviluppo di carriera ha avuto sempre questo carattere di estrema riservatezza, molto schivo, non ha mai partecipato a gossip o a grandi serate di gala, se non per ragioni di lavoro, strettamente di lavoro, e quindi questo fa apprezzare di più l'uomo artista che uno purtroppo si accorge poi quando non c'è più. Naturalmente. Ciao tenente, così era il titolo del TG5. Noi andiamo a vedere anche, a curiosare tra i titoli dell'Europa. Vediamo. Dramma in una scuola di Albi nel sud della Francia, una maestra 34enne pugnalata morte dalla madre di uno dei suoi 20 alunni. La donna è stata immediatamente fermata per il presidente Hollande, un atto abominevole. Mondiale di calcio in Brasile, alle 18 la nazionale tedesca affronterà quella francese per i quarti di finale. In caso di vittoria allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, la nazionale incontrerà martedì prossimo il Brasile o la Colombia. Ecco il fondo al nord di Navarra, con le forti piogge delle ultime ore straripate il fiume Bastan. Enormi danni della peggiore inondazione dell'ultimo decennio, tutte le strade sommerse, molte case lesionate. Attivato il piano emergenza inondazioni. Dietro le sbarre l'ex presentatore TV Rolf Harris è stato condannato a 6 anni di carcere per aver molestato alcune ragazzine.
Abbiamo visto titoli diversi, un titolo di cronaca per la Francia, per la Germania, erano titoli ovviamente che si riferivano a poco prima della partita, la Germania ha vinto, insomma i pronostici sono stati quelli giusti evidentemente, in Spagna un allarme meteo e poi comunque un'altra notizia di cronaca, ma quello scandalo di abusi che sta facendo davvero tremare la Gran Bretagna, tutto il Regno Unito. L'allerta meteo, questa alluvione, ci colpiva in modo particolare? Sì, perché proprio stavamo discutendo dell'Europa, dei trattati, dei parametri, e a volte ci sono queste discussioni sullo zero virgola e qualcosa, mentre è evidente che l'Europa, nella sua integrazione reale, non solo bancaria, finanziaria e moneta, ma nella sua integrazione reale, ha un enorme bisogno di investimenti europei, investimenti in infrastrutture. Le faccio un unico esempio: se noi collegassimo le reti elettriche europee dei vari paesi, sì, l'Europa nel suo insieme pagherebbe l'energia elettrica tra il 10 e il 15% in meno. Perché anche l'efficienza questo sarebbe di avere, interessante. E stiamo parlando dello 0,1 sul deficit pubblico, che francamente quisquilie irrilevanti dal punto di vista. Un'altra importante filiera di investimenti è proprio quella della tutela del territorio, della messa a norma e messa in sicurezza dei territori. Noi lo vediamo, questo era la Spagna, ma noi in Italia lo vediamo, appena piove un po' di più, anche qui a Roma, ci sono alluvioni, catastrofi, che ci costano tra l'altro tremendamente di più quando dobbiamo affrontare l'emergenza dopo il fatto, per la semplice ragione che decenni fa c'erano i contadini e i montanari che pulivano gli alvei dei fiumi, che ovviamente, ma per un interesse proprio, perché avendo il campo vicino non volevano che fosse allagato il loro campo. Ora, dopo 20-30 anni, questi non ci sono più. Il settore pubblico che doveva sostituire i vecchi contadini e montanari non lo fa. E quando noi sappiamo, dati, io non sono un esperto di idrologia o quant'altro, ma i miei colleghi, amici che me lo spiegano, noi sappiamo che negli ultimi 20 anni la media del letto dei fiumi italiani si è alzata tra un metro e un metro e mezzo. È facile capire che la portata dell'acqua, se il fondo del fiume è più alto, la portata dell'acqua è minore e appena piove un po' di più straripa e fa le alluvioni. Ecco, allora in Europa questi dovrebbero essere i temi veri da discutere, magari facendo anche un confronto serrato, ma francamente è deprimente vedere confronti serrati sullo zero virgola in un momento in cui l'Europa è il fanalino di coda della crescita nel mondo e abbiamo regalato 50 milioni di posti di lavoro alla Cina solo per la stupidità di lasciare apprezzare oltremodo, oltre misura, il cambio dell'euro, e noi abbiamo 7 milioni di disoccupati in più in Europa rispetto a 5 anni fa. Il professore ha ragione, noi lo ringraziamo per essere stato con noi in questa serata, naturalmente lo aspettiamo ancora nei nostri studi e i nostri telespettatori devono restare con noi perché tra pochissimo la vigilia della visita di Papa Francesco in Molise prenderà vita attraverso collegamenti e attraverso tante testimonianze. E allora appuntamento con TGTG alle 20:30 domani. Ma naturalmente restate con noi. Buona serata.